incontro istituzionale De Luca Emiliano a Bari. Appello urgente per il Sud. L'incontro tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Bari, durante la presentazione del nuovo libro di De Luca dal titolo Nonostante il PD, è stato un momento di denuncia e di appello urgente per il Mezzogiorno d'Italia. De Luca ha aperto l'incontro con una dichiarazione appassionata sulla sua riflessione riguardo al Partito Democratico, sottolineando il suo interesse non solo come forza politica, ma come elemento cruciale per la democrazia italiana e per il futuro del Sud. Egli ha evidenziato il rischio imminente di cancellazione del Mezzogiorno dall'agenda politica nazionale. Le forti critiche di De Luca al ministro della coesione, Raffaele Fitto, hanno toccato corde sensibili. Ha descritto Fitto come un castigo di Dio, definendolo il ministro più evanescente e incompetente del governo. La sua contestazione si è concentrata sul blocco di oltre 20 miliardi di euro, sulla mancanza di accordi di coesione con le regioni meridionali e sulla gestione disastrosa dei finanziamenti europei e nazionali. Il governatore De Luca ha espresso indignazione per il tempo perso, i cantieri bloccati e il lavoro non creato a causa delle fisime mentali del ministro Fitto. Ha denunciato la depredazione del fondo di perequazione per le infrastrutture, ridotto da 4 miliardi a 800 milioni di euro, e ha definito la zona unica speciale per il Sud un altro disastro causato da Fitto. In questo contesto, la presenza di Emiliano ha sottolineato l'importanza dell'unità tra le regioni del Sud per affrontare le sfide comuni. Le dichiarazioni di De Luca e le sue critiche mirate pongono l'attenzione su una situazione intollerabile che richiede un intervento immediato. Resta ora da vedere come queste parole si tradurranno in azioni concrete e iniziative collaborative per rilanciare lo sviluppo e la dignità del Mezzogiorno. L'occasione e la presentazione di questo mio libro, che è una riflessione sul Partito Democratico, ma fondamentalmente è una riflessione sull'Italia e sul Mezzogiorno. Il PD mi interessa non in quanto PD, ma in quanto forza decisiva per la tenuta della democrazia italiana e per il destino del Sud. È un altro dei temi che vorremmo affrontare questa sera. Noi siamo di fronte alla cancellazione del Mezzogiorno d'Italia dall'agenda politica e io sono fra quelli che ritengono che il ministro della coesione, Fitto, sia un castigo di Dio. Credo che sia il ministro più evanescente, più inconcludente, più incompetente che abbiamo nel nostro governo. Sono in forte polemica con il ministro Fitto, perché è un ministro che tiene bloccati da un anno e mezzo oltre 20 miliardi di euro, che firma accordi di coesione con tutte le regioni del paese, meno che con le regioni meridionali, ha una responsabilità enorme. Un anno e mezzo di tempo perso, cioè di cantieri che non partono, di opere che non partono, di lavoro che non si crea, per le fisime mentali di questa sottospecie di ministro. In un anno e mezzo si arriva sulla Luna. Il ministro Fitto da un anno e mezzo sta ancora cercando di trovare le coerenze fra tutti i finanziamenti europei, nazionali, internazionali, interplanetari. Allora credo che le popolazioni del Sud, le amministrazioni del Sud debbano far sentire la propria voce, perché davvero è intollerabile quello che sta accadendo. Il fondo di perequazione per le infrastrutture è stato rapinato da questo governo. Avevamo 4 miliardi di euro che sono stati ridotti a 800 milioni di euro. La zona unica speciale per il Sud è un altro disastro prodotto da Fitto. Voi sapete che noi dovevamo trasferire i poteri dei commissari regionali il 1 gennaio, si sono accorti che il 1 gennaio non era pronto nulla, quindi hanno ripristinato i poteri per altri 2 mesi ai vecchi commissari di governo. Non solo, ma mentre prima avevamo la possibilità di dare a un'impresa che voleva insediarsi nelle zone ZES un parere unico in 2 settimane, oggi siamo obbligati, secondo una nuova normativa, a fare conferenze di servizi
per ogni insediamento industriale. Mancano i decreti attuativi per quanto riguarda il credito d'imposta, un disastro totale. Non so che altro debba succedere per aprire una battaglia a fondo contro il governo, che è un governo nemico del Sud, e specificamente come un ministro che sta privando il Sud di risorse essenziali. Quindi parleremo di questi argomenti. Sull'autonomia differenziata siamo di fronte a un ennesimo disastro. L'autonomia differenziata spacca l'Italia e, nonostante le stupidaggini che stanno raccontando nei territori esponenti parlamentari, soprattutto i Fratelli d'Italia, è qualcosa che condanna a morte il Sud. Intanto, come avete visto, stanno dicendo oggi che l'autonomia differenziata si fa subito, ma i LEP, i livelli essenziali di prestazione, vengono definiti fra un anno. Ma c'è una truffa dentro l'ipotesi legislativa. Si daranno i nuovi poteri dopo la definizione dei LEP, non dicono dopo i finanziamenti dei LEP, dopo la definizione. Noi sulla carta possiamo definire quello che vogliamo. Il problema è trovare risorse. Nella proposta Calderoli si dice invece che l'autonomia differenziata deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. E dunque, come si fa la perequazione fra nord e sud? Se abbiamo al nord servizi al 100 e al sud servizi a 50, questo recupero di divario nord-sud come si fa senza risorse? Non solo, ma viene detto nella bozza di Calderoli che viene garantita la perequazione fiscale alle regioni, cioè le regioni possono trattenersi una quota dei tributi nazionali. Questo significa il disastro per il Sud. È detto ancora che le regioni possono avere autonomia per quanto riguarda i contratti integrativi regionali sulla sanità e sulla scuola. Questo significa che la sanità nel Sud noi la chiudiamo completamente. Dunque abbiamo davvero pericoli gravissimi davanti al Sud ed è bene prenderne consapevolezza. Io ed Enzo stiamo combattendo una battaglia complicata su molti fronti. Io stesso alla fine ho dovuto cedergli, diciamo, il confronto con Raffaele Fitti, perché io non riuscivo, per affetto verso Raffaele, a dirgli quello che invece tu sei riuscito a dirgli in maniera chiara. Quindi stasera io sono molto felice del fatto che Enzo sia qui, perché l'unità di azione tra le nostre regioni è importantissima per quello che ci aspetta. E naturalmente c'è anche l'aspetto politico, che è quello che vi ho detto. Vincenzo mi ha promesso che sarà affettuoso e spiritoso nei confronti di Elly Schlein e che questa cosa dovrà servire a entusiasmare le truppe. Noi abbiamo le elezioni a Bari e abbiamo a breve le elezioni europee, come le abbiamo in campagna, e sono elezioni comuni perché il collegio è unico. Non ti dico niente, come si dice, ma tu sai che noi siamo particolarmente interessati anche alle elezioni europee, per ragioni che poi si consolideranno, speriamo, nei prossimi giorni. E dobbiamo anche ricavare da te esperienze e entusiasmo per vincere la partita di Bari.